Bene, grazie a Emiliano prima di tutto per questo invito e anche grazie perché in qualche maniera sta continuando quello che avevo messo su negli ultimi, a questo punto direi, 20 anni di attività nella clinica dermatologica e che riguarda appunto l'attività clinica sui pazienti di vitiligine e spero anche di ricerca. Negli ultimi anni io mi sono occupata di questo argomento che per l'appunto è diventato di grandissima moda, ovvero il microbiota. Il microbiota umano è un insieme di microrganismi estremamente complesso, fatto di eucarioti, batteri, arche e virus che abitano l'uomo. E il microbioma è l'insieme del patrimonio genetico, quindi io userò un po' l'uno o l'altro di questi termini, però considerate che il microbioma significa il patrimonio genetico, cioè l'identificazione dei geni di questi microrganismi. Come mai è così importante questo microbiota umano? Perché praticamente tutti questi microrganismi, che sono in enorme numero, vivono in simbiosi con noi, quindi in un rapporto di tipo mutualistico. E in qualche modo ce ne siamo cominciati ad occupare piuttosto di recente, perché c'è stata la necessità di trovare delle nuove tecniche sequenziamento, la cosiddetta metagenomica, che ha permesso quindi di identificare queste specie. Perché la maggioranza di queste rimaneva sconosciuta con le tecniche tradizionali, diciamo, di genomica, perché ci volevano lunghi tempi di sequenziamento, ci volevano coltivazioni, quindi terreni di coltura, che permettevano di evidenziare solo pochissime specie conosciute. Invece con la metagenomica si possono ottenere dati sulle comunità microbiche così come esse sono dai campioni, si bypassano le tecniche culturali e si sequenzia il DNA di tutte le specie contenute in un campione in una sola volta, mediante questi sequenziatori automatici ad alta resa. Così sono stati identificati milioni di microbi precedentemente inaccessibili e abbiamo anche capito che, essendo milioni e miliardi, forse qualcosa ci stavano a fare e non era una casualità che fossimo pieni di tutti questi microbi da tutte le parti. Come vedete, i nostri amici microbi stanno un po' dappertutto, tratto gastrointestinale, tratto genito urinario, la cute a tutti i vari livelli e le nostre mucose. Sono soprattutto presenti Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, ma in percentuale diversa in tutte le varie serie. Il microbiota intestinale rappresenta la parte di questi microbi che sta nel tratto gastroenterico e rappresenta un numero di microrganismi enorme, oltre 10 alla 14esima, con oltre 1000 specie diverse. E questo è un elemento che viene ereditato dalla madre e che rappresenta una comunità dinamica, anzi estremamente dinamica, perché è influenzata da moltissimi fattori. Prima di tutto il parto, parto naturale o parto cesareo, danno una estrema diversità nel microbiota del neonato. Lo svezzamento, la dieta, gli antibiotici, il sistema immunitario, tantissime cose. E qual è il ruolo di questo microbiota? Molto, molto ampio e molto importante. Entra nella sintesi di alcune vitamine, nel metabolismo, per esempio alcuni carboidrati nell'intestino danno origine a questi acidi grassi a catena corta che sono importantissimi per la nostra salute. Poi modula l'integrità dell'epitelio tramite appunto anche lo spessore e la qualità del muco, modula l'immunità innata e adattativa. E particolarmente importanti sono questi acidi grassi a catena corta
che regolano la motilità intestinale e la produzione di muco e peptidi e influenzano anche l'attività di Treg locali. Quindi, come vedete, c'è una serie di funzioni estremamente importanti. E questi acidi grassi a catena corta sono profondamente influenzati dalla dieta. Dieta povera di fibre e ricca in zuccheri e grassi riduce questa produzione. Questo giusto per riflettere su come noi mangiamo abitualmente e su come questo possa alterare i nostri microbi intestinali che poi influenzano tante attività del nostro organismo. Sono stati fatti studi negli ultimi anni sui rapporti fra microbiota intestinale e malattie. E sono stati identificati rapporti importanti per malattie importantissime, tumori, disordini metabolici diffusissimi fra l'altro come l'obesità e il diabete e le malattie autoimmuni e immunodeterminate. Il mio gruppo fiorentino ha recentemente pubblicato un lavoro sul microbiota intestinale nel melanoma precoce ed è stato il primo lavoro mondiale su questo argomento e abbiamo proprio identificato delle caratteristiche dei microbi intestinali nei pazienti col melanoma precoce, fra l'altro correlando questi risultati anche con, per esempio, l'invasività del melanoma stesso. Nell'ambito delle malattie autoimmuni e immunodeterminate, le variazioni del microbiota intestinale che causano una infiammazione locale possono alterare la barriera intestinale, quindi la permeabilità intestinale e quindi esporre il sistema immunitario a antigeni, quindi con conseguenti possibili reazioni immunologiche. Questo è un po' il link che si ritiene funzionare nelle malattie autoimmuni e immunodeterminate per indurre proprio lo stato di malattia. E correlazioni di questo genere sono state osservate nell'artrite reumatoide, nella sclerosi multipla, diabete mellito di tipo 1, LES e per quanto riguarda le malattie dermatologiche, dermatite atopica, psoriasi, alopecia areata e recentissimamente anche la vitiligine. Il microbiota a livello cutaneo, invece, riguarda questi ceppi soprattutto, ma la sua variabilità e comunque condizioni di disbiosi cutanea sono state associate con malattie dermatologiche come infezioni cutanee persistenti, psoriasi, dermatite atopica, acne e alcuni tipi di alopecia. Per quanto riguarda la vitiligine, ovviamente, dopo quello che ha detto Mauro, non c'è neanche lo spazio per dire mezza parola sulla patogenesi, che tra l'altro non riguarda la mia relazione, però diciamo che è bene sottolineare la importanza della eziologia autoimmune, che verosimilmente è alla base di tutte le varie alterazioni che anche nel corso degli anni sono state osservate nella vitiligine, da tutti coloro che se ne sono occupata e soprattutto vale la pena di sottolineare la importanza, diciamo, degli stressogeni endogeni ed esogeni che possono indurre una stimolazione dell'immunità. In particolare fra questi stressogeni ne sottolineo uno che un gruppo già presentato anche da Mauro, cioè i Damage Associated Molecular Patterns, di cui i batteri sono grandi produttori e che ci può dare già un'idea, diciamo, di una certa correlazione fra il mondo microbico e la situazione immunitaria. Quindi ecco il ruolo della disbiosi nella vitiligine. Che cosa sappiamo di questo a tutt'oggi? Ci sono 4 lavori importanti che sono stati pubblicati fra il 2016 e il 2021. Ve ne parlo rapidamente a voce e ho scelto di non far vedere i grafici perché i grafici di metagenomica sono molto belli da un punto di vista estetico, ma sono veramente incomprensibili, per cui tanto vale, ho preferito mettere i titoli in modo che si capisce subito ciò di cui stiamo parlando. E quindi di questi
2, il lavoro di Ganiu su Scientific Reports del 2016 e il lavoro di Lu sull'Australasian Journal of Dermatology del 2021 parlano della comunità microbica cutanea, quindi del microbiota cutaneo nella vitiligine. Il primo lavoro ha dimostrato presenza di disbiosi nella cute lesionale dei soggetti con vitiligine rispetto alla cute non lesionale e ai controlli, con un'abbondanza soprattutto di, questo, di questi firmicutes. Mentre il lavoro di Lu ha evidenziato che ci fosse una differenza, sempre basata sul microbiota cutaneo, fra vitiligine attiva e stabile. Un lavoro estremamente importante, secondo me, è quello del 2020 del gruppo di Le Poule di Chicago, che ha fatto non, diciamo, un lavoro di tipo osservazionale, ma proprio meccanicistico nell'animale da esperimento, inducendo con la somministrazione di antibiotici, in particolare con ampicillina, in topi transgenici che sono in grado di sviluppare una vitiligine, inducendo un'alterazione microbica con conseguente maggiore comparsa di vitiligine, cioè più precoce, più estesa in questi topi. In questa maniera ha potuto fare una correlazione fra causa ed effetto. E quindi questo, diciamo, è il primo lavoro che riguarda, anche se sperimentale sui topi, il rapporto fra microbiota intestinale e l'insorgenza di vitiligine. Ancora più recentemente un altro gruppo ha sempre sul GID, ma nel 2021, ha fatto una bellissima analisi di microbioma cutaneo e intestinale di pazienti con vitiligine. E in questo caso non sono state evidenziate a livello intestinale delle diversità importanti o significative fra vitiligine e controlli, ma a livello del microbiota cutaneo è stata identificata identificate delle diversità che derivavano non tanto dalla valutazione della superficie cutanea ottenuta con tamponi, insomma, ma a livello di biopsia profonda, il che probabilmente si correla con quanto diceva Mauro, con l'importanza dei fibroblasti e quindi di come i fibroblasti possano interloquire con varie altre situazioni locali, fra cui anche la presenza di microbi. E quindi a livello delle biopsie, della parte profonda delle biopsie, sono state evidenziate delle disbiosi microbiche che fra l'altro correlavano con l'attività mitocondriale, con l'aumento di attività mitocondriali delle cellule locali e con la produzione locale di alcune chemochine, fra cui quelle appunto citate da Mauro nella relazione. Quindi tutti questi sono lavori importanti che ci danno un'idea di come il microbiota umano, cutaneo o intestinale possa in qualche modo essere correlato alla presenza di vitiligine. Però vi sottolineo che tutta questa ricerca è stata condotta su microbi batterici, cioè su microbioma batterico. E questo ve lo dico perché in un lavoro che abbiamo fatto assai di recente e che stiamo portando avanti adesso anche con il contributo di Emiliano, bene, ci siamo focalizzati non solo sul microbioma batterico, ma anche su quello fungino, che a nostro parere è molto importante. Abbiamo valutato il microbioma intestinale di pazienti con vitiligine e controlli, correlando poi i risultati con le caratteristiche cliniche
istologiche e sierologiche dei pazienti. Questi sono i metodi che abbiamo utilizzato, che sono quelli che utilizzano tutti quanti. Vi sottolineo solo, oltre alle normali nostre valutazioni cliniche dei pazienti con vitiligine, che la raccolta dei campioni fecali deve essere accompagnata da un attento questionario alimentare dei pazienti degli ultimi giorni precedenti il campionamento, precedenti la raccolta, perché la dieta influenza moltissimo il microbiota intestinale. Dopodiché, vabbè, è stata fatta l'estrazione del DNA, il controllo di qualità, l'amplificazione delle regioni collegate alla identificazione di funghi e di batteri, poi il sequenziamento e poi il confronto con questi database che ci hanno permesso quindi di, diciamo, dare un senso tassonomico ai nostri risultati, ovvero di trovare queste OTU che sono appunto l'assegnare le sequenze ottenute a specifiche tipologie, quindi di filo, classi, ordine, famiglia, genere e specie. L'analisi biostatistica ha riguardato la valutazione della alfa diversità e della beta diversità. L'alfa diversità vuol dire la quantità di quello che abbiamo di fronte, quanti batteri, quanti funghi, quanta popolazione. La beta diversità vuol dire quanta diversità di specie, quindi non solo quantità, ma quante differenze, ma quante specie differenti abbiamo. E abbiamo poi correlato tutto questo con i dati clinici, cercando di ottenere quella che si chiama una firma del microbiota, cioè una qualche caratteristica che individui un gruppo di pazienti. Per quanto riguarda la parte batterica, non abbiamo trovato significative differenze né nella alfa né nella beta diversity. Per quanto riguarda il compartimento fungino, le differenze non erano significative nella alfa diversity, quindi nella ricchezza, nella quantità delle specie batteriche, ma per quanto riguarda la beta diversità, nel riquadro a destra, anche se non raggiunge la significatività, tuttavia abbiamo trovato dei cambiamenti significativi nella diversità delle specie fra i controlli e i pazienti con vitiligine. E questo è già un dato interessante, ma una significatività statistica l'abbiamo trovata valutando la comunità microbica nel suo insieme, e questo è un dato importante di valutazione, diciamo, di questi risultati, perché in realtà i batteri e i funghi, o comunque questi microbi del nostro intestino, dal momento che sono numerosissimi, non ha molto senso cercarne uno o due, è importante vedere i rapporti fra di loro, quindi il network che questi stabiliscono, e questo si può fare con delle tecniche statistiche abbastanza difficoltose, tramite le quali abbiamo evidenziato che c'è un più alto numero di otus, quindi di specie e di diversità, e l'abbiamo trovato maggiormente nelle vitiligini rispetto al controllo, e questo ci dice che c'è un arricchimento di specie nella vitiligine, il che è anche una cosa che ci ha lasciato un pochino sorprese, perché di solito in patologia, almeno finora, quello che si trova è una minore ricchezza di specie, sicché anche questa nell'ambito della vitiligine è una cosa un pochino particolare rispetto ad altre malattie. Valutando all'interno la comunità batterica abbiamo trovato questo dato, cioè con una, diciamo, firma batterica che voi potete vedere, non so se questo, ecco qua, di questo paziente che aveva una particolare presenza di alcune specie ed aveva come caratteristica quello di avere una vitiligine molto severa e moltissime comorbidità autoimmuni. Ma questo è un dato che ha un significato sul paziente, ma
l'abbiamo comunque segnalato. Mentre per quello che riguarda la comunità fungina, all'interno di questa noi abbiamo trovato 7 pazienti che rispetto agli altri pazienti con vitiligine avevano delle caratteristiche, diciamo, di firma fungina particolari e presentavano questa vitiligine infiammatoria e più grave rispetto agli altri pazienti. Quindi abbiamo trovato una piccola nicchia, diciamo, di specie fungine che correlavano con questa con queste caratteristiche. Le nostre conclusioni sono che in qualche paziente di vitiligine troviamo delle caratteristiche fungine che sono diverse dagli altri pazienti, e queste caratteristiche riguardano maggiore infiammazione e una vitiligine più estesa. Quindi ci domandiamo se effettivamente la comunità fungina abbia un ruolo in questa situazione di autoimmunità e di infiammazione, e dalla letteratura sappiamo che in effetti i funghi hanno una elevata attività di capacità, diciamo, modulatoria del sistema immunitario, e in particolare sono capaci di intervenire nella modulazione della popolazione TH17, che effettivamente nella vitiligine svolge un ruolo. Quindi sulla base di questo noi riteniamo prima di tutto che è importante andare avanti su questa strada, anche perché fra l'altro dobbiamo aumentare la casistica, e quindi questo ci potrà portare a risultati più significativi. E poi ci porta, diciamo, a fare delle valutazioni importanti che riguardano, diciamo, terapie di supporto non solo nella vitiligine ma anche in molte altre condizioni, ovvero l'importanza dello stile di vita e della dieta. La dieta è quella che più di tutti influisce sui microbi intestinali, e noi molto spesso la sottovalutiamo perché siamo abituati a pensare ad altro, però in realtà la nostra salute dipende moltissimo da questo, e sono veramente convinta che possa portare a riequilibrare anche delle situazioni patologiche, ovviamente mica dico di risolvere, ma molto probabilmente ad aiutare delle risoluzioni. A questo punto io ringrazio le persone, i colleghi che sono stati fondamentali in questa ricerca, la dottoressa Colucci, che conoscete, e i colleghi della microbiologia di Firenze, il professor Duccio Cavalieri, Monica Di Paola, e del CNR di Pisa, Francesco Vitali e Carlotta De Filippo. E vi ringrazio per l'attenzione.